No, non è Ok, ancora buona. adesso è buona invece, adesso è Adesso è buona. buona, vai, vai, vai. Grande. Allora, Allora, buona serata a buonasera. tutti. Esatto, grande. Buona serata a tutti, buonasera aspiranti fotografi, benvenuti a questa nuova puntata di Convivium. Stasera abbiamo anticipato mezz'oretta, ma benissimo, sono felicissimo di essere qui anche questo martedì. Tra l'altro, un ospite spettacolare. Abbiamo già chiacchierato un po' fuori onda, ma adesso non vedo l'ora di chiacchierare anche in onda perché ci saranno un sacco di cose super interessanti da dire. Massimo Vitali, buonasera. 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 Anzitutto, come stai? Me la cavo, cioè, incredibilmente me la cavo. Non sono mai stato malato. Ho fatto anche il bagno domenica in Ah, mare. beh, allora fantastico. Per cui Fantastico. vuol dire che sto bene. Tra l'altro c'è ancora un bel tempo perché qua da me, incredibilmente, questo novembre sembra settembre Sì, praticamente. Cioè, da noi sì, sì, è. sì. No, era bellissimo. L'acqua non era limpidissima, era un po' torbida, però e ci ho messo un pochino a entrare. Non è che sono entrato, Sei proprio a bah, tuffo a no, bomba, ecco. no. Sono entrato, sono arrivato fino alla pancia, poi sono uscito, sono ritornato. Adagio, adagio, poi alla terza, al terzo tentativo. Ce l'hai fatta. No, ma ecco, già qua, tipo, atteggiamento diverso. Io non riesco a entrare in acqua un passo alla volta. Cioè, ci metto secoli, capito? Potrebbe evaporare ora che sono dentro tutto. Capito? Allora mi devo buttare a bomba, perché se no non riesco a entrarci proprio. Cioè, è più forte No, di me. Però. invece poi non era male perché poi ti carica molto la. No, ma poi l'acqua fredda fa benissimo. Cioè, comunque l'acqua, insomma, non caldissima fa super bene. Grande. E tra l'altro, allora, volevo citare una tua frase che dicevi fuori onda, volevo partire proprio da lì e poi facciamo tutti i nostri discorsi. Però dicevi una cosa super interessante fuori onda. Mi hai detto una frase che mi è piaciuta tantissimo. Dicevi che la fotografia deriva molto dalla conoscenza di tante cose, no? Bellissimo. Sì, la fotografia buona presuppone un'esperienza, cioè presuppone tante esperienze. Cioè, difatti io veramente ho cominciato a fare le foto quando avevo 12 anni, ma le foto buone ho cominciato quando ne avevo 55, per cui ci è voluto tanto tempo per far bollire il Sì, pentolone. esatto, per entrare nell'acqua. Ci vuole tempo, non bisogna spaventarsi, bisogna, perché a un certo punto le idee buone vengono, le idee buone vengono perché ne sai di storia dell'arte, perché ne sai di storia della fotografia, perché ne sai. Perché hai avuto comunque una vita piena di esperienze. Tutto questo serve a fare le foto migliori. Cioè, non è che uno arriva, tac, macchinetta, tic, fatta la foto. No. Cioè, la fotografia è una cosa che ha bisogno, secondo me, ha bisogno di tempo, ha bisogno di. Cioè non si può mettere nel microonde e poi si scalda e c'è la fotografia. No, ci vuole tanto. Perché nella fotografia appunto c'è la tecnica, c'è il concetto, ci sono le idee, c'è tanta roba che va mescolata. Bellissimo. E tu hai cominciato a 14 anni? O a 12, hai detto prima, Però a scusami. 12, più 12. o meno, da 12 anni. Fu regalata la prima macchina fotografica da un signore che era un famoso critico di fotografia, peraltro. E da allora ho sempre fatto foto. Facevo il liceo, e poi ho fatto la scuola in Inghilterra, in London College of Printing, che adesso si chiama London College of Communication. Ora è diventata un'università, prima era una specie di scuoletta per quelli che dovevano sviluppare rulli nei negozi di fotografia, cioè molto,
Però tecnicamente ho imparato tante cose. E la fotografia, appunto, è questo misto di... Cioè, uno deve voler appassionarsi alla tecnica, deve voler appassionarsi alle idee, deve voler appassionarsi alla storia, appunto, dell'arte, della fotografia. Deve sapere tutto e poi scavarsi una propria strada, cercare la strada, proprio la picconata adagio adagio finché non si arriva. E tu? Non, io non so perché, ma però io, ora, tanto non per fare pubblicità, ma ora ho fatto un libricino, un leporello con le foto degli ultimi mesi, dalla fine di maggio fino ad agosto, per vedere la gente come si comportava, quali erano le differenze, se c'erano le differenze. Non lo so, il mio richiamo, il mio interesse è sempre sociologico, antropologico. Per cui penso di essere sempre messo davanti a dei fatti incredibili che peraltro molto raramente ci sono. Però ci sono delle piccole cose che uno nota. Allora, cioè, finita questa cosa, ho trovato una trentina di foto, ne ho scelte 16. Ho detto farò un leporello, cioè io volevo fare un libro, ma che non fosse un libro, perché il libro, a me i libri di fotografia, se devo essere sincero, non mi piacciono molto, mi annoiano un po', primo perché non hanno mai il colore giusto, i colori non sono mai quelli delle fotografie vere. Perché, cioè, per tante ragioni, perché di solito i libri sono sempre fatti di troppe foto, perché tutti, a chiunque tu dici facciamo un libro, lui ti mette 120 immagini. No, 120 immagini, non c'è nessun motivo che io debba sciropparmi 120 immagini di un signore perché non le sa scegliere 10. Vabbè, a parte questo, ma comunque mi metto a fare questo leporello. Che leporello viene ovviamente dal servo di Don Giovanni, che aveva il catalogo delle belle che amò il padron mio. E in tutte le opere il leporello è fatto con le pagine, è fatto un po' a fisarmonica. Non ci sono le Sì. pagine sfogliate, ma sono le pagine che vanno una dentro l'altra. E ho detto, faccio un leporello, tanto per non fare il solito libro, ecco, perché poi il libro dei problemi, di impaginazione, faccio il leporello. Benissimo, faccio il leporello. E poi, giocando con dei pezzettini, delle fotocopie ritagliate, eccetera, eccetera, ho pensato, no, ma io voglio fare una cosa che diventi diversa da un libro. Per cui c'è, l'idea di partenza era quella del non libro. Allora cosa ho fatto? Ho fatto in modo che le fotografie fossero tutte attaccate, la prima con l'ultima, in modo che tu lo pieghi, ma quando poi lo squaderni, lo puoi mettere in piedi e le foto sono tutte Ah, formano un ok. tondo. Ora, non è una grandissima idea, perché se l'ho avuta io, però mi sono anche un po', cioè, se io non avessi avuto 60 anni di esperienza o 50 ho 70 anni di esperienza nel fare le cose, nel risolvere i problemi.
non mi sarebbe mai venuto in mente. Cioè, a volte ti trovi a riuscire ad inventare, cioè che poi non era nemmeno così voluta questa invenzione a tutti i costi, però è venuto un oggetto incredibile. Io tutte le volte che prendo questo affare, lo squaderno e lo metto su una tavola con tutte le pagine che stanno in piedi, tu giri e vedi tutte le foto, oppure ne chiudi tre o quattro perché ne vuoi vedere alcune. Oppure lo richiudi tutto e diventa una specie di libro con le e vedi le pagine a due a due. Insomma, io l'ho trovato una bella cosa, una bella cosa che però deriva dalla mia esperienza, dal fatto di aver fatto tanti libri che non mi sono piaciuti, cioè che mi sono piaciuti sì e no, insomma. Sì, che di fatto non è No, più. quello che voglio dire, Sì, ho capito, ho se capito. tu hai alle spalle qualche cosa, puoi anche permetterti, magari ti viene una cosa buona senza stare a copiare quello ha fatto quello lì, quello ha fatto quello là. Ti può venire in mente una cosa anche Ma così, un po'. è interessante perché ti forza anche a una lettura diversa, oppure ti forza, ti dà l'opportunità di una lettura diversa, no? Anche con una sua Assolutamente. fisicità, perché ci devi girare intorno, appunto, come dicevi tu, no? Se è aperto. E quindi ti Sì, ma porta in un percorso. è una cosa notevole. Per quando ce l'hai. Ora, se guardate sul mio Instagram, ci sono sia nelle stories, poi un paio di foto anche, in cui si vede questo modo di sfogliare all'inizio poi non sapevamo se le pagine sarebbero state in piedi oppure no, per cui devi fare le prove, devi Il prendere test. la Perché carta tu giù. E esigevi che stessero in piedi. E beh, certo, beh. tutta la storia Eh no, beh, verte sul interessante perché fatto. poi devi trovare anche la carta giusta, cioè non è così semplice, Certamente. capito? Fedrigoni tatami, 270 grammi, tac. Tac, grande. Grande. Allora, no, a me interessava parlare anche del fatto di quello che dicevi prima, cioè che tu hai iniziato a 12 anni, però le tue prime foto, cioè che sentivi tue per davvero, sono arrivate dopo i 50, no? Sì, E 55. in quei 40 anni, no, sì, 40 Ho anni fatto delle praticamente. porcherie come fanno tutti. Cioè. Ok. No, vabbè, allora mi Ho rilasso, fatto delle ecco. foto di me, cioè, bisogna Boh, avere il coraggio di dirle queste cose. no, ma io ti ringrazio così siamo tutti più tranquilli adesso. Ho fatto delle pessime foto, non mi vergogno di dirlo, perché cioè, non tutti possono fare sempre delle bellissime. Ho fatto delle pessime foto di reportage, di pubblicità, di Ecco sì, quasi perché tutto. poi tu eri nato come reportagista, no? Sì. Poi sono uno dei più pentiti reportagisti del mondo, perché giustamente, non essendo riuscito a essere un buon reportagista, Infatti odio io non ho tutti trovato quelli. nemmeno una tua foto da reportage, cioè non, in giro non si trovano. Intanto sono chiuse dentro un armadio. Ah, ok. E anche gli assistenti non possono aprire l'armadio con tanta. Facilità, ok. No, è un po' così. Ok, quindi dimmi, scusami, no, No, stai no, dicendo qualcosa? voglio dire, anche perché io quanto non mi riconoscevo nel lavoro che facevo prima, quanto mi riconosco in quello che faccio ora, per cui sono contento che le cose siano andate così. Sono contento che, cioè, se uno mi chiede qualche cosa, io so che ho avuto un periodo intermedio di un anno o due in cui facevo ancora foto in bianco e nero, però avevo già, cioè, il momento importante è stato quando ho messo la macchina sul cavalletto. Allora lì, quando tu cominci a mettere la macchina sul cavalletto, il mondo cambia. Perché lì devi
devi metterti, cioè non puoi mettere la macchina sul cavalletto e pensare ad altro. Cioè, tu devi cominciare a pensare che cosa vuoi che succeda, perché sei lì, perché il cavalletto è lì. Cioè, devi farti delle domande, magari non sulla composizione, ma su, non so, i flussi della gente, come si muove la gente, come potrebbe muoversi la gente. Cioè, devi cominciare a pensare. Perché finché tu non hai la macchina sul cavalletto è facile, vai lì, ta, ta, ta. Poi, ah, questa è riuscita bene. Io non solo sono un po' contro il reportage, sono anche un po' contro la street photography, perché la street photography, cioè tu esci la mattina, cioè, ma dato che poi l'ho fatta per tanti anni, Quindi io ne parlo con da una certa dentro. consapevolezza, esatto, da pentito. Ne parlo da dentro, da pentito. Cioè, allora, tu prendi la macchina e dici oggi vado a fare delle foto in quel posto lì perché tu parti. E tu puoi andare 2 settimane in posti e non trovi niente di. Però tu puoi uscire un giorno e vedi un asino rosa, un vecchino che si scaccola, cioè, capisci? E tu hai fatto, ti sei fatto la settimana di street photography. Però non è possibile che sia limitato a questo, capisci? No, Io a quel punto lì la mia reazione è stata: no, qui le cose vanno previste, vanno organizzate, cioè non proprio organizzate, ma vanno fatte in una maniera diversa, non deve essere lasciato nulla al caso. certo. No, peraltro è interessante che un ex reportagista dica la mia vita è cambiata quando ho messo la macchina sul cavalletto. Cioè, Certo. interessante, no? Cioè, tipo, non so, il reportagista il cavalletto lo usa per appoggiare un gomito quando è stanco, cioè, non lo userà mai, no? E quindi, invece, no, tu hai proprio avuto la svolta quando. E come è successo questo cambio così radicale? Tra l'altro, saluto tutta la chat che dice Tommaso dice un grande, Kate dice bravissimo Massimo, Settimio c'è cioè anche che dice grandissimo Massimo, Vai, grande Settimio. Settimio, Giuseppe, benissimo Alessio, bene, bravo. Bene, bene, bene. No, dicevo, come è successo questo cambio così radicale che si è passato appunto dalla macchina sempre all'occhio per cogliere il momento al ponderare la fotografia? E trovare, visto che le tue foto, soprattutto adesso, sono sempre di folle, specialmente nelle spiagge, nei concerti, nei posti affollati, adesso poi parliamo anche di questa cosa molto interessante, cioè, tu, prima dicevi, va organizzato. Ecco, come fai, come lo pensi? Va organizzato perché allora, intanto io trovo che il reportage sia sempre molto parziale, no? Perché tutta l'attenzione si incentra in un punto. Nel punto più drammatico, nel punto più importante. E io sono sempre stato convinto che mentre stanno succedendo delle cose terribili davanti a te, 10 metri indietro c'è il negozio del fiorista, c'è una signora che compra le rose, il bambino che gli cade la caramella, cioè l'umanità non è a senso unico, ci sono tante cose che succedono insieme. Ed è la parte affascinante, perché probabilmente anche nelle guerre c'è
a 50 metri da dove è scoppiata la bomba, c'è un succede qualcosa di totalmente diverso da quello che tu ti aspetti. E io ho sempre avuto questa fissazione, per cui ho deciso che volevo esplorare dei momenti complessi, non dei momenti autoreferenziali, cioè unici, dei momenti in cui succedono più cose, tanto per cominciare. Poi, avendo dovuto cambiare le macchine perché mi avevano rubato la 1012, mi avevano rubato una 1012, mi avevano rubato una Silvestre. Essendo rimasto solo con la 2025, allora ho pensato, ma sì, è meglio che salga un po' di più, così riesco a vedere. Cioè, e da lì ho cominciato a capire come avrei dovuto fare per vedere un po' più in là della prima linea della prima linea, cioè quando hai un gruppo di persone, c'è cioè una prima linea, quella la vedi benissimo. Poi seconda, terza, vedi delle testine, così. Mentre invece se tu ti alzi, hai più agio, hai più possibilità. E Sì, questa è perché stata una cosa vai su, assoluta. scusami, vai su bello alto quando ho visto, qual è, due Sì, metri? no, anche di più, sì, anche di più. Direi 3. Ora io il cavalletto, cioè non cavalletto, ma il trabattello che ho ora è a 3 metri di piano, di impiantito, su cui poi metto un cavalletto, per cui sono 4, 4 metri e mezzo. Bestia. Però a volte io le faccio anche col cavalletto, cioè io prendo il cavalletto, lo alzo, poi ho preso un tubo di carbonio che va dentro alle gambe del gizzo, per cui arrivo sui 3 metri. Questo senza aver bisogno di salire, cioè posso Sì, stare dal basso tu. Sì, ok. dal basso. Io È la una macchina sorta. la oriento più o meno come deve essere orientata, poi guardo sul computer. Ora col digitale, prima quando facevo le foto con la pellicola dovevo essere lì, dovevo essere lì. Però attenzione, un'altra cosa importante che mi sentirei di dare, di lanciare agli aspiranti fotografi è quella che è molto importante non guardare mai dentro la macchina fotografica. Guardare la realtà, guardare quello che succede e avere la macchina fotografica di fianco, di sopra, di sotto. Però perché guardare, cioè, la vita dentro la macchina fotografica perde un pochino, perde colpi. Mentre invece se tu guardi direttamente, a parte che la gente non si sente spiata. È già l'idea di mettersi lì, di mettere l'occhio, cioè come quelli che guardano le donne che si spogliano al bagno dal buco della serratura, cioè non è bellissimo, cioè un po' così. Per cui io ho sempre, prima, ovviamente quando facevo le foto, con la 2025 grande formato, non puoi guardare, cioè guardi prima, più o meno sai dove finisce l'inquadratura, poi metti la cassetta con la pellicola e quando tu fai la foto non puoi guardare, non devi guardare, devi ricordarti dove prendeva, qual è il tuo campo visivo e
concentrarti su quello che sta succedendo nel tuo campo visivo. La macchina però è lì di fianco, poi quando vedi che certe cose si mettono bene, schiacci. Per cui Wow. lì non potevi guardare. Adesso con la digitale, anche lì io quegli schermini, quella roba lì, no, proprio No. no, non ci siamo. Io so, tanto ho tre obiettivi, ma ne uso due, di questi tre ne uso due, per cui so esattamente ogni obiettivo fin dove prende, poi fai un paio di... Anche lì non... l'inquadratura la faccio facendo delle foto, faccio una foto, ah così, allora mi sposto un po' di qui, un po' meno di, un po' più di cielo, un po' più di qui. Faccio due o tre foto e ho trovato la mia. Poi la macchina sta lì, sta ferma perché tu sai già che certe cose si svolgono in un certo modo, che i gruppi. Cioè io ovviamente non ho bisogno che succedano che sia troppa gente che corre, che va. Cioè, ho bisogno perché vado nelle spiagge? Perché nelle spiagge tutti sono molto stanziali, sono molto tranquilli, cioè i movimenti sono secondari. Ecco, un po'. E comunque anche con la digitale, che è da poco che funziona bene la digitale, diciamocelo, perché non sono tantissimi anni che la digitale funziona, però poi devo dire che non è male. E io guardo sempre la gente, guardo la gente cosa fa, come si muove. Puoi vedere delle cose a 100 metri di distanza che in nessun mirino riusciresti ad apprezzare. Certo, ma tra l'altro a me le tue foto ricordano un po' un gioco che facevo da bambino, che si chiama Dov'è Wall-E? Dove vuoi? Praticamente, lo conosci? Certo, Ah, grande! Non immaginavo che te lo conoscessi, grande! Non è quella roba lì, solo che non c'è Wall-E, perché sono tutti un po' Wall-E. sono tutti un po' Wall-E, sì. Vero? Vero? Cioè, è quella roba lì? No, perché... Ognuno, certo, ma ognuno ha la sua importanza, cioè Assolutamente ognuno. sì, assolutamente sì. Vabbè, lo spiego per chi non lo conoscesse, perché magari c'è qualcuno che non lo conosce. Dov'è Wall-E era questo enorme libro nel quale praticamente c'era due pagine vicine che rappresentavano una scena molto complessa con tantissime persone, tantissimi oggetti, eccetera, e tu dovevi trovare questo Wall-E che era praticamente un omino con sto cappellino bianco e rosso e la maglietta bianca e rossa. E quindi il gioco era trovare degli oggetti e Wall-E all'interno di questa mega fotografia con tantissimi, insomma, con tantissime scene diverse. E le tue fotografie mi ricordano questo, solo che appunto non c'è Wall-E, ma tutti sono un po' Wall-E. Ed è Tutti sono interessantissimo. No, è bellissimo guardarle in modo approfondito. Perché cioè, ci vedi delle scene che ci puoi fare film, capito? sì, tante cose vanno, si apprezzano solamente, appunto, si apprezzano facendo le stampe grandi. Ora è diventato di moda fare le stampe grandi, però io dall'inizio ho sempre pensato che le stampe dovessero essere grandi, perché tu devi stare lontano e vedi tutta l'immagine, vai vicino e vedi l'ora dell'orologio di un signore che sta a 40 metri dalla macchina fotografica, cioè deve essere tutto preciso. E appunto è questo. Entrare e uscire dall'immagine che dà a quello che guarda la foto un'interazione, un minimo di... Cioè, è troppo facile, vedi una bella foto, ah bella, tac, e giri la pagina. Ah, fantastica, e giri la pagina. Ah, guarda quello lì, e giri la pagina. No, io voglio che la gente
ci perdo del tempo, cioè io ci ho messo un sacco di tempo a farla, voglio che mi le È giusto, ci vuole lo sforzo anche dell'osservatore, guardi. cioè, oltre che lo Certo, sforzo del anche fotografo. l'osservatorio, cioè non è che può dire, ah, bellina, lì si Volendo taglia. potresti metterle a 4 metri e mezzo di altezza, così uno deve pure salire sulla scala, capito come hai fatto tu, capito? Per pareggiare i conti con lo spettatore. No, tra l'altro è interessante perché hai detto una cosa super, cioè dicevi voglio che tutto sia in ordine ed effettivamente guardando le tue foto io non capisco perché, perché è assurdo, no? Cioè, però effettivamente mi sembrano ordinate. Ordinati. Cioè, e tu dici, ma com'è possibile che una spiaggia piena di gente sia ordinata? Cioè, eppure Lo lo so, è in qualche questo modo. non me ne capacito nemmeno io. Cioè, forse vado a cercare dei momenti, inconsciamente cerco dei momenti e delle composizioni in cui tutto sembra ordinato, ma però siamo anche noi che tendiamo a essere ordinati. Ah, sì. No, può darsi. No, ma allora, hanno due caratteristiche le tue foto. La prima è che appunto sembrano ordinate così, no? Anzi, no, più di due. In realtà me ne sono già venute in mente tre, poi più ci penso più me ne vengono in mente. Però diciamo una serie di caratteristiche, tra cui il fatto che ci siano tantissime situazioni, quindi ti ci puoi davvero perdere. E poi un'altra cosa meravigliosa che contraddistingue proprio tutti i tuoi scatti è l'illuminazione. Cioè, la luce, non so, sembra quasi che siano tutti flashati. Cioè io mi immagino te con un mega flash, e invece immagino non ci sia nessun flash alla L'ho fine. anche fatto, L'hai l'ho anche provato, perché ci ho visto una foto in cui davvero c'era un flash, mi pareva ci fosse. anche fatto, cioè a parte le foto delle discoteche erano tutte fatte col flash, perché con la Vabbè, pellicola certo. 160 ASA c'è poco Da non flashare. da non flashare. Ma addirittura ho fatto delle foto anche sulla spiaggia. Ora adesso dico delle cose, una cosa cattiva. Una foto fatta sull'Adriatico, e dato che sull'Adriatico il sole tramonta dalla parte sbagliata, cioè tramonta dietro le colline, Ok, sulla sì. spiaggia a una certa ora, ci sono delle ombre terribili, per cui Sì, vanno. abbastanza. Vanno un po' risollevate, e quella volta avevo fatto delle foto al papete, cioè il famoso Se papete. papete, presente. Papete! Esattamente quello lì. Quello lì, e avevo portato il flash, e casualmente un signore di non so dove, l'altro giorno, ha ordinato una di queste foto del papete. E mi sono ricordato che era fatta col flash, si vede, cioè, c'era uno con lo champagne, innaffiava tutta la gente con lo champagne, c'erano tutte lo champagne che andava sulla gente, flash, la manetta. Bellissimo. Me l'ho messo sul tetto, lì me l'ho messo sul tetto del papete. Ah, meraviglioso. No, Mi avevo fotografato. comunque hai ragione, cioè effettivamente mi dispiace perché anch'io sono, cioè io sono, ho fatto tantissimi anni ad andare sulla costa adriatica, però effettivamente, mo che ci penso, è proprio poco romantica sta costa adriatica. Cioè il Non lo sole so, mi cade forse è dall'altra molto parte. romantica, però noi qui della costa dall'altra parte pensiamo che, noi diciamo Sì. sempre sì, perché lì il sole tramonta dalla parte sbagliata. Ma hai ragione, cioè, effettivamente sì, mi ricordo tutti i tramonti, cioè, che cadevano, capito, in mezzo a sti palazzi, dicevi, ma io, fammelo cadere di là, no? Che è molto più bello. No, invece, però c'erano delle bellissime albe. Beh, sì, ma io all'alba Sì, quasi esatto, sempre dormo. bypassi l'alba, bypassa l'alba, ok. Anche perché più che altro non c'è gente da fotografare all'alba, quindi Eh sì, perderebbe un sì. po' senso. E no, come è iniziata però questa avventura con la fotografia nelle spiagge?
Perché avevo cominciato a usare la 2025 e avevo pensato di salire un pochino e mi ero fatto costruire da un mio amico, uno scultore americano che stava vicino a Pietrasanta, mi ero fatto costruire un cavallettone, una cosa fatta con dei pezzi d'alluminio, quelli che usano per le tende dei ristoranti che si aprono così. Ho fatto una cosa con le gambe che si aprivano, una cosa veramente strana. E un giorno, era agosto, io stavo sulle colline dietro Pietrasanta, avevo preparato questa cosa, l'avevamo montata in giardino per vedere, abbiamo messo sulla 2025, abbiamo guardato, poi ho detto vabbè, andiamo a fare delle prove, facciamo delle foto. Allora c'era la storia delle elezioni vinte da Berlusconi. Ho pensato, voglio vedere la gente in faccia, quelli che hanno votato Berlusconi. Allora sono arrivato sulla spiaggia e ho messo questa specie di strano cavalletto, era un oggetto veramente strano, che tra l'altro l'avevo lasciato da qualche parte, l'ho recuperato proprio un mese fa. Per cui è ritornato nello studio, cioè, Allora, vedi. e sono andato alla spiaggia e ho messo il cavalletto in mare. Cioè, questa è un'altra grande idea, perché è difficile che uno vada alla spiaggia e metta il cavalletto in mare. Ho detto no, io voglio vedere la gente in faccia, anche perché c'erano delle bellissime foto fatte da dei fotografi americani famosi di spiagge in cui la gente è fotografata da dietro. E io pensavo, sì, certo, però perché non l'hanno fotografata davanti la gente? Vabbè, io sono arrivato e l'ho messo in mare. E sono stato tutto il giorno col cavalletto in mare, panino, ogni tanto scendevo, ogni tanto salivo. Eri un bagnino al contrario, praticamente. Eri il Esatto. negativo di un bagnino, praticamente. Cioè, lui Negativo guardava dalla spiaggia verso il mare e tu dal mare verso la spiaggia, verso la praticamente. spiaggia, sì. E sì, anche perché Giovanni, il mio primo assistente, che era un signore a cui piacevano molto le fotografie, era anche il bagnino del mio bando. Grandito. Per Ci hai cui il scommesso. bagnino risuona, cioè questa cosa del bagnino risuona molto. Certo. E che peraltro Giovanni è ancora con me dopo 25 anni, è Fantastico. rimasto, non è più Non bagnino, è proprio niente. Beh, lo spero. non è più bagnino, ma si occupa di fotografia tutti i giorni, tutto il giorno. E da lì ho fatto, poi lì devi un po' calibrare perché quant'acqua vuoi, quanto cielo vuoi, cosa vuoi vedere, insomma. Però già questa, l'idea durante questa giornata era quella di fare delle foto ogni 3 quarti d'ora. Al di là di quello che c'era, non ha così importanza, senza guardare cosa succedeva. Una specie di cronologia della giornata. E il problema è che io avevo portato tutte le lastre in bianco e nero, e le spiagge in bianco e nero sono terribili. Beh, in Cioè, effetti perderebbero molto le tue foto, i miei. bruttissime, erano bruttissime. E avevo uno chassis che mi era rimasto lì, e a un certo punto della giornata avevo uno chassis con due negativi colore.
E quando l'ho sviluppato le foto, quello con i negativi a colori non l'ho nemmeno considerato, l'ho sviluppato magari 10 giorni dopo. Ho visto i negativi a colori, ho fatto delle stampine, ma però non sono male, eh? Forse qui c'è qualcosa, forse si può. Ah, però. E dopo un mesetto così da quando avevo fatto le foto, ho detto no, però qui secondo me è importante, bisogna proseguire su e tutti mi dicevano, ma sei matto, ma cosa fai? Le foto sulle spiagge, ma nessuno fa le foto sulle spiagge, solo i fotografi da spiaggia fanno i fotografi sulle spiagge, no? Beh, ma allora era, cioè, era impensato, impensabile che qualcuno facesse foto sulle spiagge. Cioè, c'era solamente quel signore con i pantaloncini bianchi corti che prendeva i bambini, li metteva sul patino con la mamma, ecco, bravo, riti, titi, così. E quello era, cioè, la fotografia e la spiaggia erano collegate solo da questo fotocolombo. Solo da questo personaggio, ma in tutta la storia della fotografia veramente poca gente ha lavorato sulle spiagge, a parte Luigi, perché Luigi era un genio e fece la foto del 14 luglio con tutta la gente sulla spiaggia. E lui aveva un'automobile, saliva sul tetto, poi aveva una scala sul tetto e faceva le foto. Però non ho mai capito dove avesse fatto la foto della spiaggia, perché era proprio dentro la spiaggia, non poteva portare l'automobile. Poi, una decina d'anni fa, quando ero nel posto dove Luigi aveva fatto le foto, ebbi un problema con la polizia che non voleva che le facessi del mio cavalletto, anche se avevo fatto le domande, avevo tutto. E allora una signora che era il capo della polizia mi disse: ma vada dove ha fatto le foto Luigi, che mi ha detto dove aveva fatto le foto. E Te l'ha spoilerato lei, quindi, certo, è lei. ma vada, cioè non stia qui a rompersi le palle col cavalletto, vada dove ha fatto le foto Luigi, che era su un pontile, all'inizio del pontile, che è abbastanza alto e prendeva bene la spiaggia. Difatti ho fatto delle foto lì perfette, E non a lui come non quelle l'ha di mai Luigi. detto. E a lui non l'ha mai detto, però. Ma Luigi ormai era morto, morto sepolto. Ma invece volevo dire, quando hai iniziato con le tue fotografie a capire che in qualche modo avevano un riscontro anche per il pubblico, non solo per te? Ci ho messo un po', eh. Ci ho messo un po' perché io poi queste famose due foto, che poi era una foto, erano due negativi, ma era una foto. La feci stampare grande. Io me la rotolavo e andavo in giro dappertutto, ero diventato una specie di macchietta nelle serate di amici, eh? Io arrivavo sempre col mio tubo, con la foto dentro, e poi a un certo momento della serata, mentre tutti bevevano, mangiavano, e ora la foto, tac, sul tappeto, stendevo la foto, e tutti quelli dicevano: ma no, ma cos'è questa roba? No, troppo chiara, no, ma non va bene, ma chi se ne frega. E adagio adagio, la furia di rompere le scatole dappertutto, a tutti, con questo rotolo, con il rotolo, con la foto, alla fine la gente, cioè, alla fine è passata la mia linea. Beh, e questo quando hai fatto la foto lì al pontile, che più o meno che anno era?
era il 90, 94. Ok. Beh, però Era il 94. Luigi non era morto da Come? tanto. In quel periodo non era morto da tanto Luigi. Quanti Eh anni? no, da poco. Sì, allora io ho sempre conosciuto tutti i fotografi italiani. Ghiri è l'unico che non ho conosciuto Ah, ok. perché lui ha lavorato nel momento in cui io facevo il cinema e poi che prima facevo le foto, poi ho fatto il cinema. Lui ha lavorato nel periodo in cui io non facevo foto, facevo al cinema e altre cosacce. Per cui tutti i miei amici erano suoi amici, ma io lui non l'ho mai incontrato, non ci siamo mai incontrati. Cioè, una cosa veramente strana, cioè più strana di quello che dovrebbe essere. Precisissimo, Giuseppe ci dice 14 febbraio 92 è deceduto Ghir. Grazie mille, Giuseppe, per la precisazione. Esatto. No, invece volevo chiederti questo. Adesso sono tanti anni che fai delle foto, come dire, che hanno tutte un filone in qualche modo, no? Che poi magari tu decontestualizzi, riprendi, lavori per progetti, eccetera, però hanno più o meno sempre lo stesso stile, la stessa impronta, cioè sì, super riconoscibili. Cioè, è difficile rimanere all'interno di uno stile che si è creati. Cioè, tu non hai mai pensato di sperimentare, fare altri progetti in questi anni? Ma io lo Oppure... stile, io sullo stile no, mi sento molto fedele. Cioè io i miei progetti, cioè io sono convinto di fare delle foto molto diverse. Cioè Tra di loro? dal 94 a oggi ho fatto tante foto di stile molto diverso. Poi ovviamente non ho fatto dei cambiamenti drammatici in cui fai il bianco e nero con le nuvole. No, quello non lo faccio. Cioè, però all'interno di un certo mio gusto fotografico ho cambiato molto. No, Ho tra cambiato l'altro. molto e ho usato tecniche diverse, appunto. I flash, le illuminazioni diverse, posti diversi. Ho fatto anche delle foto senza nessuno, foto tutte bianche, senza nessuno. Tanto Cioè, per. diciamo che all'interno di un contesto hai sperimentato molto, hai cercato diverse cose. Ok. E, tra l'altro, le tue foto, viste l'anno scorso, guardate l'anno scorso, se le avessimo guardate in questo periodo, non so, l'impressione che a me avrebbero dato è, guarda, una classica scena comune. No? E che si trova spesso in giro in tanti contesti. Lui l'ha fotografata e l'ha resa foto all'interno della quale ci sono diverse situazioni. Ok. Oggi invece hanno una valenza completamente diversa, quasi come se diventassero, non so, un sogno nel quale ritornare, no? Perché Sì, queste foto di assembramenti. oggi sono storia. Esatto, è vero, Mentre oggi sono storia. prima erano. Quotidianità. Oggi sono storie. Come diceva quel famoso giornalista, questa non è cronaca di oggi, è storia di domani. È vero. È esattamente così, è esattamente così. E tu come l'hai vissuto questo cambio? Adesso in questo periodo mi dicevi che hai fatto questo progetto di fotografie Sì, con... il progetto del Leporello, ho fatto tantissime foto ed è stato molto, molto interessante. Ma non ti so dire se quello che ho fotografato
se l'avessi fotografato un anno prima sarebbe stato diverso. Cioè, sono cose, cioè, è inutile tirare delle conclusioni così Certo. velocemente. Però un pochino, qualche differenza c'è, qualche. Tu da fotografo l'hai notata la differenza nel fotografare le spiagge quest'estate? Io l'ho notata nelle prime 2 settimane, nei primi 10 giorni alla fine del lockdown. Allora la gente era molto cauta, molto molto cauta. Poi dopo c'è stato libero di tutti, però ho notato tante altre cose. Ho notato, ad esempio, non so se devo dire una cosa che mi ha molto colpito è che i ragazzi, diciamo la fascia 12-17, è uscita dal Giovanissimo. lockdown rinvigorita, nel senso ci avete tenuti chiusi per dei mesi, ora noi abbiamo acquistato un potere che prima non avevamo. Per cui, capisci, ora ci sono, cioè dopo il lockdown c'erano dei ragazzini di 12 anni col costumino brasiliano con la chiappa fuori, cioè tutte cose che secondo me l'anno scorso quella stessa ragazzina andava con la mamma. E la mamma gli diceva se poteva mangiare il gelato o Sì, no. Alla ho capito fine come. del lockdown se ne frega, cioè lei fa tutto quello che vuole perché lei ha sofferto e per cui ha acquistato un posto diverso all'interno della società. Secondo me, questa è una riflessione che ho fatto. Interessante. Ma tra l'altro. Ho trovato i gruppi di early teen molto più assertivi e molto più empowered, in potere, con potere. Sì, esatto, con potere. No, tra l'altro stavo pensando che sarebbe interessante mettere all'interno di Leporetto, si chiama, giusto? Leporello. Leporello. All'interno di un Leporello, delle foto che, non so, rappresentino uno per situazione negli anni che hai vissuto, cioè da quale è iniziato fino ad oggi, e all'interno del giro tu vedi la storia proprio, La no? storia. E quindi è un viaggio all'interno della storia. Vero? Non è mica una brutta idea. Eh? Secondo me è carino. È carino Molto questo. carina, molto carina. Vero? Beh, sì. Molto carina. Sì, no, ci riflettiamo perché. No, perché tu che hai fotografato per così tanti anni queste situazioni. Vabbè, al di là del fatto che ovviamente, come dicevi tu, sicuramente anche il tuo approccio è cambiato, è ok, però è proprio bello vedere l'evoluzione di come siano cambiate le situazioni, soprattutto in questo periodo in cui poi di evoluzioni ci sono state tante, Certo, il costume Speedo, ad esempio, non si vede più. esatto, cioè, capito? No, ma è bellissimo, secondo me, è bellissimo un documento del genere. Ma tu, cioè nel 94 non c'era un tatuaggio, non c'era una macchina, cioè era un altro mondo. Tu a volte devo ristampare delle foto perché le foto che hanno una certa età vanno ristampate. Tutti pensano che le foto durino in eterno, ma non durano. Sono a tempo come le bombe all'orologeria, cioè, dopo un certo punto finiscono. E per cui mi capita di appunto di dover lavorare su delle foto di 25 anni fa, è un viaggio nel tempo.
Cioè, deve essere bellissimo. c'è la stessa. Io le guardo con la stessa incredulità di una foto dei primi Novecento, capisci? Cioè, sono passati 25 Allora, immagino. anni. E le spiagge, tutto sembra uguale, perché la gente si muove nello stesso, gli ombrelloni sono rimasti quelli, però poi quando tu vai a vedere i particolari dici: ma dove sono? No, Ma chi erano? Da sai dove quanto vengono questi? sono curioso adesso di guardarle? Cioè, non pagherei oro per guardarmele col lanternino, capito? Sarebbe meraviglioso. Sì, no, perché immagino che ci siano proprio le stazioni completamente diverse, bellissimo. Eh sì, siamo cambiati tantissimo, siamo cambiati tantissimo. Bellissimo. E la tua prima foto venduta? Quando è stato? Te la ricordi ancora? Sì, penso. Prima foto venduta, penso che sia una foto di Viareggio, in cui c'è la gente che guarda le frecce tricolori, e non, naturalmente non si vedono le frecce tricolori, si vede solo la gente che guarda in aria e un po' di nuvole di fumo rossastro, ma naturalmente non, la gente non si vede, gli aeroplani non so, ovviamente. Che sarebbe stato troppo facile poter fare, cioè, se uno va Certo. a fare gli aeroplani, anche lì ero sulla riva del mare in alto, tutti guardavano su e praticamente guardavano me, perché le frecce tricolori passavano a 10 metri dietro di cavalletto. E Sì, usavi quella è anche lì stata una la prima prospettiva foto venduta. sopraelevata? Anche Come? in quel caso usavi una prospettiva Sì, sopraelevata? sì, 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 sì. E com'è la sensazione? Cioè, perché per chi non ha mai venduto una sua fotografia, quando poi vendi, quando riesci a venderla prima, non so, deve essere una sensazione che ti cambia qualcosa, no? Nel Beh, modo certo. anche di approcciare la fotografia. Sì, perché alla fine è implicito. Cioè, quando qualcuno ti compra una foto, ma spontaneamente, no? Non è che vai dallo zio e dici: oh, me la compri, Certo. cioè, no. Ma quando qualcuno spontaneamente dice: no, questa la voglio, quanto costa? Mi ricordo che allora le prime foto costavano 800.000 lire, E che varrebbero ad oggi, non so. 400 euro. 400 euro, ok. Che a me sembrava una cifra enorme. Poi quando feci la mostra, a New York, ero già salito a 4.000 dollari, che a me sembrava una roba, Fuori testa. cioè mi sembrava, ma chi vuoi che compri? E le vendevano, a New York le vendevano. In Italia no, in Italia Fuori mercato. ero già fuori mercato, cioè, difatti da allora le prime foto le ho vendute in Italia perché costavano 800.000 lire, 400 euro, ma a 4.000 dollari, l'Italia ce la Basta. siamo scordata. Ma anche oggi vendi solo all'estero, principalmente? Vendo principalmente all'estero, sì. Tra l'altro, avevo letto da qualche parte che una tua fotografia è stata la più costosa in assoluto, tipo, è stata venduta. Sì, ma io non sono così. Queste robe qui le seguo e non le seguo perché. Cioè, allora, vendere le foto ti dà una sensazione notevole di potenza, cioè di empowerment. Cioè, Un po' come le ragazzine che stanno chiuse qualche mese nel lockdown. Ti senti più o esatto, meno la stessa. Senza il costumino a mutanda, ma.
Più o meno. quello che ha tirato fuori tutti questi soldi per comprare la mia foto, allora vuol dire che la mia foto vale. Perché, Certo. come diceva una mia gallerista, importante è avere il portafoglio dalla parte del cuore. Per cui uno sente col cuore e paga col paga con i soldi. E questo ti fa, cioè, questo ti fa superare anche, non so, la mancanza di interesse dei critici, delle cose, tutto un... che poi alla fine qui dici, ma tanto me frega, io ho i miei critici, sono quelli che comprano le mie foto, e quando ne hai tanti, allora vuol dire che sto facendo una cosa che va bene, cioè ti senti avvallato, la vendita diventa anche un momento di critica e di... Sì, certo, tu dici al di là del prezzo che mi... cioè, è relativo ad un certo punto, però è più interessante il fatto che ci sia qualcuno disposto a pagarla perché quello è il pubblico al quale io mi affaccio quando... con la mia arte in qualche modo, no? Cioè, sono riconosciuto da loro. Beh, sì, Cioè, interessantissimo. è il riconoscimento. Il riconoscimento sommo, cioè che uno tiri fuori, cioè, sembra brutto, ma però alla fine non è così sbagliato. Cioè, ci sono tanti artisti che fanno delle cose fantastiche, di cui i critici parlano benissimo, con decine di pagine, e magari vedono nulla, cioè dal loro punto di vista, non so, a me ho sempre poi, e poi ho sempre comunque cercato, in tutto il mio modo di approcciarmi al mercato, di stare con dei prezzi relativamente bassi, per cui facendo uscire un certo numero di foto l'anno, e non facendone uscire 5 all'anno o 4 all'anno. Perché se tu fai uscire 4 foto l'anno, i prezzi salgono. E io non ho sempre cercato di essere più popolare, tra virgolette, che caro. Certo. Cioè, tanti miei colleghi, molto più bravi di me, bravissimi, che fanno uscire, che proprio che hanno questa specie di stipsi fotografica, per cui toccano 3 fotine l'anno. È ovvio che 3 fotine l'anno, per la legge dei numeri, Sì, che poi questa... Hanno dei prezzi spropositati, perché chi li vuole deve combattere con quelli. Io magari di foto ne faccio uscire tante, i miei prezzi che sono altissimi per mille motivi, ma sono bassissimi rispetto a tanti altri fotografi importanti. Certo. Tra l'altro, no, vabbè, poi lì c'è tutto il mondo delle gallerie, insomma, che è un mondo interessantissimo, che è una branca anche quella della fotografia, cioè è una cosa un po'... Sì, ora siamo in un momento di transizione. Ma ora prima del lockdown, o cioè ora per via del lockdown, o già da prima del lockdown? Già da prima. Già da prima, le gallerie erano messe male perché avevano delle spese altissime, la gente non aveva più voglia di... I galleristi avevano perso il fascino e il loro ruolo di guida che avevano negli anni 80-90. Ok.
E anche i collezionisti avevano perso quella voglia, quel bisogno di avere le cose a tutti i costi. Cioè, c'erano delle situazioni incredibili. La gente per prendere qualche cosa che voleva era disposta a fare qualunque cosa. La gente si travestiva da addetto alle pulizie per entrare nelle fiere Ma davvero? 2 ore prima degli altri collezionisti, cioè andavano dagli addetti alle pulizie e gli compravano i passi per entrare, cioè c'erano delle cose di questo genere. Ora no, è tutto molto più, oh, le gallerie. Ma gli Ci acquirenti sono solo sono collezionisti? 8-10 grandi gallerie al mondo, e il resto tutti lì che fanno la fame. Ma gli acquirenti sono solo galleristi, collezionisti? O, ok, maggior parte sono collezionisti. Sì, poi ovviamente la galleria un po' più sgrausa, c'ha quello che consiglia la giovane coppia su come arredare il salotto, le dice: ah, ci vuole una bella foto. Però, cioè, sono tutti gradini Certo, chiaro. In discesa, cioè. Chiaro. Normalmente il collezionista vero funziona così: quattro capannoni nella periferia di Miami, dove non riesci, dove per entrare devi portarti 5 guardie del corpo, se no ti seccano, quindi entrare nel capannone. Sì, perché c'è gente cattiva in giro, e loro riprendono in questi posti fuori da tutto, dove prendono i quadri, le foto, le prendono, le mettono e le lasciano lì. Cioè, un collezionista normalmente la roba che compra non l'ha vista quando l'ha comprata, e non la vede più finché non la vende. Collezionista è così. Come? Questo è il collezionista. E le gallerie, diciamo, anche questa, le gallerie, ci sono 8-10 gallerie di grandissimo livello, con tantissimi artisti, come mi diceva uno che lavora in una di queste gallerie. Io non mi ricordo neanche un terzo degli artisti che abbiamo in galleria, per cui anche lì ci sono queste. Le gallerie grandissime vendono alcune cose a dei prezzi enormi che consentono un certo impianto di spese faraoni. Gallerie con l'eliporto sul tetto della galleria, cioè quindi non una roba da, cioè Wow. no, no, la gente non prende il tram per andare in galleria, cioè arriva Sì, direttamente. questo sì, ok, chiaro. E passate queste 10, c'è la desolation, proprio Sì, c'è il gap tra quelle sotto. tutta gente disperata che non è un po' così. Gabriele fa una bella domanda, chiede: ma perché questa valenza di valore della foto percepita tra Italia e estero? Cioè, perché c'è questa disparità di percepito tra l'Italia e l'estero? Perché in Italia
Non si sa perché in Italia ci sono sempre stati pochi collezionisti. Questi pochi collezionisti che hanno lavorato soprattutto con pittori e scultori hanno sempre avuto un atteggiamento un po' da mecenati all'antica, nel senso che dicevano: allora tu mi fai 10 quadri al mese e io ti do 3.000 euro ogni mese. Per cui loro erano abituati a pagare quasi nulla. Beh, certo. Facevano produrre, c'erano queste macchine da produzione. Avveniva così, cioè il mercato negli anni 50, 60, 70 era un po' così. Tutti i pittori italiani producevano molto e avevano o una galleria o un collezionario. Anche le gallerie producevano, cioè compravano. Pre-compravano i quadri, per cui le gallerie li pagavano poco e per cui li vendevano più care, ma però eravamo un po' al di fuori del mercato mondiale, e siamo rimasti sempre un po' fuori. E adesso però, adesso il mercato è uno solo. Certo. Per cui anche da noi i prezzi sono un po' cambiati, però non tutti li accettano. Chiaro. Nicola fa l'ultima domanda e dice: quanto tempo hai impiegato, dai, non perso, per trovare l'ordine nel caos? Ma una cosa che non lo so, perché io arrivo in un posto e già capisco dove mi devo mettere, dove la gente si sposterà. Cioè, è una cosa che devi sentire, cioè non c'è una tecnica particolare. E poi forse l'ordine salta fuori solo dopo. Probabilmente l'ordine salta fuori disordinatamente. Disordinatamente, sì, perché le foto devono essere ordinate ma non ordinate, interessanti ma non interessanti, cioè devono essere un po' contraddittorie, per cui anche quest'ordine, cioè non è che io preferisca quando tutto è in ordine, no, preferisco anche quando sono un po' scarmigliate le foto, un po'. Certo. Beh, penso che questi, non so, 30 anni di fotografia, cioè, ti abbiano anche comunque dato la capacità di analizzare la situazione in un modo che una persona che inizia oggi magari non riesce, no? Insomma, credo che la costanza in questo qualcosa abbia portato. Sì, questo è vero, questo è vero. Massimo, io ti Però ringrazio. Ah, dimmi, sì. dimmi. No, no, vai, dimmi, scusa, No, dimmi. No, 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 no. No, dimmi, dimmi, dimmi. No, io no, no, non ho, voglio cioè. dire, bisogna capire che, cioè io sono sempre partito dall'arte rinascimentale, da delle situazioni in cui tutto era ordinato, ma che erano che, in cui tutto era pieno. Ho sempre lavorato sul pieno e non sul vuoto, mentre la fotografia ha tanti vuoti. Se tu parti dall'idea dell'oggetto, che è in un certo modo
parte della storia dell'arte e ha le sue radici nell'arte del Rinascimento, in cui ogni cosa era piena di teste, era piena di persone. C'era qualche pezzettino di paesaggio qua e là, poco cielo, fotografie hanno cieli enormi. Davanti, poi tutti usano il grandangolo, una cosa terribile. Gli dovrebbe essere impedito qualunque obiettivo sotto il 50 mm, deve essere impedito, Bandito per legge. bandito per legge. No, ma poi uno lo può usare, ma per arrivare a usare bene il grandangolo deve fare dei corsi decennali di 50 mm. Bellissimo. No, è arrivata una domanda e volevo farla perché vabbè, è interessantissima. Sergio dice: che idea si è fatto della fotografia che c'è oggi? Aia. No, cioè, ci sono delle cose anche interessanti e delle cose meno interessanti. Cioè, a me piace molto anche la fotografia senza macchina fotografica. Mi piacciono molto certi lavori fatti utilizzando immagini esistenti. Cioè io seguo anche perché spero sempre che ci sia qualche cosa di importante che succeda, però purtroppo gli ultimi che trovo importanti sono i ragazzi della scuola di Düsseldorf, che sono gli ultimi che hanno dato una spallata forte alla fotografia e hanno fatto qualche cosa di veramente diverso. Dopo di allora c'è stato qualche tentativo, ma non c'è stata questa rivoluzione che questi hanno portato il mondo della fotografia dentro al mondo dell'arte dentro l'arte contemporanea, e l'hanno fatto bene. Cioè, ora chiunque alza un telefonino, fa una foto, pensa di essere fratello di Jackson Pollock. No, ce ne vuole, cioè bisogna lavorarci un po' di Beh, più. magari dopo 40 anni, può dire di aver trovato la sua. Magari dopo 40. Esatto. Massimo, io ti ringrazio. È Grazie a te. stata una bellissima testimonianza, una bellissima intervista, grazie davvero. Sono felicissimo che tu abbia partecipato e grazie, non so, grazie davvero di cuore, è stata una bellissima testimonianza. Grazie Allora, chiudo di solito con tre domande velocissime. a te. Sì. Allora, la prima è un libro che consiglieresti, può anche non essere fotografico. Libri, io direi il minimalismo americano. Trovo che... È proprio un titolo così? No, 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 Ah. un genere. Ah, un Cioè, genere, ok, no, pensavo ci fosse un inutile libro. che ti Ah, dica un ok, genere. perfetto. Io sarei, diciamo che se qualcuno... Il minimalismo americano ha molto a che vedere con la fotografia e col mondo che ci circonda. Cioè, io sono 4-5 autori importanti, cioè, ma io leggerei il minimalismo americano. Ok. Poi, Poi. Ah, vai. libro fotografico,
che è totalmente diverso Vai. da quello che faccio io, è Robert Frank, Ok. The Americans, Sì. che mi piace o non mi piace, però resta una colonna portante, cioè non è il mio Assolutamente. stile, però Tanta roba, è come si comunque dice. una base, è una base importante. Bellissimo. E invece un film o una serie, se le guardi, che consiglieresti? Beh, io serie guardo solo Boris, per cui non mi sento di consigliarla a nessuno. Forse meglio di no, dopo Robert Frank, no, forse non è la stessa altezza. Un film, io adoro i film dei fratelli Coen, Ok. uno per l'altro. Ok. L'ultimo invece è, attenzione, questo è difficile, mette sempre in crisi tutti, un oggetto sotto i 10 euro che pensi possa essere interessante per un fotografo o comunque una persona? Ti ho detto che metteva sempre in crisi tutti. Allora, sotto i 10 euro, cioè, siamo abituati. Perché avrei detto un cavalletto, io. No. Però sotto 10 euro è difficile trovarlo, capito? Cioè, sotto 10 euro. Anche se potresti, in realtà, però. No, va bene, no. Cavalletto, no. Però, diciamo che la cosa che costa di meno, che può essere veramente utile quando uno fa le foto, è uno snodino con la bandiera. Ok, geniale, È uno grande. snodino con la bandiera che quando tu ti togli il sole dalla lente, intanto ragioni, no? Perché il sole viene lì, fa così, eh? Lo metti così, lo vedi, non lo vedi, tac, lo vedi, no? Ah, più alto. Grande. Uno snodino, ci sono Sì, questi ho braccetti presente, sì, snodati, certo. e in fondo la bandiera può essere anche un pezzo di plastica nera, grande così. Questa è tanta roba, grande. Snodino con la bandiera, vai. Non è male, non è male. Molto più interessante del cavalletto che avevo pensato. Anche perché un cavalletto a 10 euro, forse è No, meglio lasciar è una stare, ecco, schifezza, meglio è lasciar una stare. schifezza, è una schifezza. Guarda, grazie davvero Massimo, è stato un piacere immenso conoscerti meglio, raccontare la tua storia e insomma sono davvero felice che tu faccia parte di questo progetto che si chiama Convivium. Grazie di cuore per esserci stato. Grazie a te. Grazie a tutte le Ciao. persone che ci hanno seguito e buona serata, ciao. Ciao.